Ciao a tutti, sono Simone di Simon & Simon e questa è Before We Leave. È un gioco in cui c'è stato un disastro apocalittico. Noi siamo sopravvissuti nascondendoci in un bunker, adesso dobbiamo uscire da questo bunker e ricostruire la nostra civiltà. Fare una nuova partita. Partendo dal tutorial, ok. Così ci spiega tutto quanto. Io ci ho giocato un pochino, ma così, molto distrattamente. Quindi, tanto tempo fa il genere umano si è rinchiuso dentro a dei bunker sotterranei per sfuggire a un disastro galattico. Solo secoli dopo, dimenticata la causa della calamità, gli uomini iniziarono a riemergere in superficie, avendo perduto quasi del tutto il loro passato e le loro conoscenze, e si ricominciarono da capo su un pianeta rinato. Va bene, quindi ci fa il solito tutorial. Mi piacciono questi omini così, sembrano dei personaggi degli scacchi, sembrano quasi. Quindi dobbiamo spostare la telecamera, perfetto. Ok, adesso ci dice di costruire una strada. Ok. E poi di costruire delle case. Molto strano come stile di grafico di gioco, eh. Non per questo meno bello. Spostiamo anche con WASD, vabbè, le solite cose. Mi ricorda un po' Populous. Non so se ci avete mai giocato a Populous, un gioco molto vecchio. Ok, rifugio produce cibo e acqua lentamente, ma trasformano in quantità maggiori e in fretta. Quindi dobbiamo fare con cui giriamo, dobbiamo fare il pozzo e le piantagioni. Ok, tra poco ci darà anche la possibilità di andare più velocemente, avanti più velocemente. Siamo su un'isola, a quanto pare, c'è scritto Isola 1 qua. Costruisci due campi di patate, ne ho fatto solo uno. Voglio provare a fare una strada che va un po' più lontano. Non siamo in Frostpunk dove dobbiamo andare solo intorno ai reattori. Ci possiamo spostare. Ok, dobbiamo fare uno spaccalegna adesso. È bellina la grafica comunque, il suo stile, eh? Guardate come vanno gli omini. Questo si è piantato, ok, ce l'ho fatta. Ci fa vedere qua che abbiamo 10 di legna, 8 di attrezzi, 0 di pietra. Però la pietra la possiamo raccogliere, ce lo spiegherà più avanti, ma la possiamo raccogliere direttamente. Costruisce un capanno degli esploratori, ok, per recuperare queste rovine antiche. Capanno degli esploratori e poi la biblioteca, tutti e due gli edifici ci servono. Vanno in sinergia, diciamo. Ok, come vi dicevo, possiamo prendere la pietra direttamente. Da qui. Stessa cosa per il legname, però se lo prendiamo col taglialegna ricresce, invece se lo prendiamo demolendolo non ricresce più. Qua abbiamo della tecnologia antica utile. Faccio più caso che magari aumentano gli omini, ma aspetto che funzioni così, eh. Le case cosa vogliono come risorse? Legna, solo legna. Aspetta la fine della costruzione della biblioteca. Possiamo andare avanti veloce adesso. Ok. Per costruire una nave dobbiamo esplorare.
Dobbiamo costruire una strada. Per costruire una nave servono tante cose, tra cui più attrezzi. C'è un antico dispositivo metallico nelle vicinanze che, secondo la leggenda, è in grado di trasformare gli oggetti. Forse può tornarci utile? Non so, sì. Crea degli attrezzi usando il trasmodificatore. Trasmodificatore. Quindi gli mettiamo la strada vicino. E adesso possiamo trasformare la legna in attrezzi. Oh, sta tramontando il sole. E vale, si vede il pianetino. Possiamo aggiustare questa nave qua. Wow! È il momento di mettersi sui libri. Ora che i tuoi abitanti hanno accesso alla biblioteca che hai appena costruito, dovranno fare ricerche sull'estrazione della pietra e di altri minerali, altrimenti non potranno riparare la nave che abbiamo visto qua. Vabbè, pulsanti della velocità li abbiamo già usati. Quindi per prendere la pietra dobbiamo trovare una scarpata tipo questa e fare l'ascensore. Che è la prima cosa che dobbiamo ricercare. Ok. Non può costruire l'ascensore accanto a caselle già occupate. Se lo metto qua c'è anche una strada. Va bene. Ma poi c'è la strada. Però anche poi raggiungere gli alti piani devi scoprire come insegnare agli abitanti a estrarre la pietra. Quindi estrazione lineare. Direi che è abbastanza lineare come cosa. Quindi dobbiamo costruire la cava di pietra. Importante, va collocata vicino a una montagna o una strada. Inquina anche l'aria circostante e influenza la felicità. Ok. Che qua abbattono gli alberi, ma poi ricrescono. Ah, le foreste rimuovono l'inquinamento. Beh, questo è utile. Iniziamo a ottenere un po' di pietra, che schifo non ci fa. Sblocchiamo la possibilità di aggiustare gli edifici antichi. Generatore distrutto. Dobbiamo prima sbloccare la riparazione, ecco qua. Bisogna aumentare la popolazione per riparare la nave. Non è un problema, penso che lo possiamo fare tranquillamente. Gli edifici tengono bonus o malus in base a cosa li circonda. Le capanne vicino ad altre capanne diventano più, accolgono più abitanti, mentre al pozzo vicino alle capanne non va bene. Quando posizioniamo l'edificio ci fa vedere l'anteprima in bonus e malus.
Quindi questo cosa genera? Energia, genera energia, bene. Dobbiamo accogliere 25 abitanti, quindi dobbiamo aumentare un pochino le capanne. E non mi voglio ritrovare che non posso più fare strade. E quindi... proviamo a fare così. Dobbiamo costruire un magazzino perché siamo pieni di risorse. Magazzino, perfetto. Oddio, per sbaglio ho cliccato il tasto di Windows. Possiamo fare il magazzino. Facciamo prima una strada che continua di qua, perché sennò ci siamo un attimino bloccati in questa direzione e io voglio poter continuare a svilupparmi invece. Ok. Non abbiamo ancora possibilità di sbloccare altre ricerche, quindi per adesso stiamo fermi. Cosa ci mancano? 28 attrezzi e legna. Ok. Allora, scegli le risorse da depositare nel magazzino. Lo spazio dei magazzini è limitato. Più tipi di risorse depositi, meno spazio ci sarà per ciascun tipo. Dobbiamo trovare del ferro negli altri piani. Ok, ce l'abbiamo qua. Però dobbiamo trovare il modo di arrivare fin qua. Credo che ci serva prima la parte scientifica di estrazione dei metalli, eccolo qua. Poi magari le miniere le estraggono comunque, senza bisogno che faccia un'altra salita di lì. Come se esce la miniera di fianco a un gigante e un gigante. Non è facile sta richiesta. Allora, devo fare così. Devo demolire la capanna e devo costruire una strada che va di qua. Mi serve, prima di tutto mi serve un ascensore. Ok, e delle capanne perché le demolite e quindi le rifacciamo. Ok, vediamo se riusciamo a estrarre il ferro in qualche modo. Possiamo modificare la priorità di approvvigionamento cliccando sugli edifici. E bloccare di modo che non ci vanano più lavoratori, ce ne vanano pochi. Mi serve la fonderia e una fabbrica. Che nell'energia, per fortuna abbiamo già l'energia. Allora, io questa foresta qua la
Ti alleerei. E poi facciamo una strada che va di qua. Così, ok. E mettiamo questi due edifici qua. Le altre ricerche però adesso sono tutte bloccate. Questo è solo il tutorial, eh? Tutte queste cose in un tutorial, cavolo. Questo villaggio sembra proprio piccolo, ma ne succedono di cose. Vediamo cos'è a disposizione per gestire i tuoi insediamenti e gli abitanti in modo efficiente. Quindi mettiamo qua. Andiamo sui dettagli degli abitanti. Ah, hanno dei nuovi amici, cosa fanno e come stanno. Dico. Quindi possiamo cliccare anche su New Orleans come in SimCity e vedere i viaggi efficienti degli omini, vedere il tempo, vedere l'inquinamento, la felicità. Ah, interessante. Invece se clicchiamo qua vediamo le risorse. Una linea che indica la quantità di risorsa disponibile che puoi utilizzare sull'isola rispetto alla quantità massima che puoi immagazzinare. E poi una linea che indica la quantità di risorsa assegnata alla costruzione o alla produzione di altre risorse. Ok. Troppe informazioni tutte insieme! Fammi finire il tutorial. Gli abitanti stanno diventando infelici. Ok. C'è un po' di inattività. Si diletta di poesia, vabbè. Perché ho poche miniere, ho poco di tutto e quindi si grattano, diciamo. Pensiamo un abitante e apre il grafico della felicità. Grafico della felicità, dov'è questo? Aspetta, si mette in pausa, seleziona l'abitante. Possiamo offrire cibo e bevande migliori, però non possiamo coltivare frutteti. Vabbè, ma spero che mi dia la possibilità di sbloccare il giardinaggio, infatti. Piano piano dobbiamo sbloccare questa nave qua, no? L'obiettivo è questo. Ci manca la legna, semplicemente ci manca la legna. E adesso ce l'abbiamo tutto. Non puoi ancora farlo, non posso ancora aggiustare la nave. Allora, dobbiamo piantare degli orti. E poi dei campi da terra. Oh, quindi possiamo aggiustare la nave. E volevo arrivare qua. Ah, ad aggiustare la nave. Sì, personaggetti degli scacchi. Fanno morire. Se non si sono sprecate a fargli le animazioni, non serve. È bello così lo gioco. Ha il suo fascino. Mi piace che dietro si vede lo spazio che gira.
No, ma ottenevo anche quella pietra. Ogni tanto abbiamo un sacco di omini senza impiego. E quindi. Dai, ci siamo quasi, dai. Sono un po' inquietanti, però, eh. Manca poco, manca acqua e cibo, che in effetti un altro pozzo lo metterei, eh. Cioè, ci ha messo meno a fare il pozzo che finiva la nave, che gli mancava un pixel. Oh, abbiamo la nave finalmente. Allora, colonizziamo un'altra isola e scopri cos'altro aspetta di essere scoperto. Ok. Siamo in attesa dell'equipaggio. Come va veloce. Scopo l'India, vai che scopo l'India! C'è niente, c'è. Mi ha scoperto una nuova isola che però è priva di erba rigogliosa. Se vado di qua invece scopro qualcos'altro. Oh, salve. Qua c'è dell'erba rigogliosa. Possiamo colonizzare. Mi dice che è già occupato. Ah, come l'ha fatta colonizzare. Perfetto. È un po' inquietante sta terra. Ce l'abbiamo fatta. I tuoi abitanti hanno colonizzato una nuova isola. Qui la vita è precaria, quindi dovremmo fare affidamento sulla prima isola per sostentarci. Troviamo un modo per trasportare le risorse da un'isola all'altra. Ma direi che il video è già stato abbastanza lungo ed esaustivo. Spero che questo gioco vi piaccia. Fatemi sapere se volete una serie. Grazie per avermi seguito e alla prossima. Ciao!